Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento con Aspettando il Calciomercato. Ancora qualche giorno poi le trattative potranno iniziare a essere depositate in Lega. Data clou, 1° luglio, da lì si inizia a fare sul serio, si mette nero su bianco, si comincia a allestire quelle che sono le formazioni della prossima stagione. C'è già chi si sta portando avanti con il lavoro, sono trattative che in questi giorni vengono già annunciate, concluse, però poi nero su bianco dal punto di vista legale. Tutto attivo dal 1° di luglio, perché questo? Perché i contratti finiscono il 30 di giugno, quindi bisogna attendere la conclusione di un contratto per poi depositare il secondo. Questo è l'iter che ovviamente dobbiamo aspettare, però il calciomercato vive di voci, trattative, di idee, di sogni, ma in questa puntata parleremo ancora di calcio giocato. Fuori fanno 40 gradi la colonnina di Mercurio, ma a Matino sicuramente ne fa qualcuno di più, sia sul terreno di gioco dove i ragazzi si stanno allenando, perché ci sarà l'ultimo atto del calcio giocato di questa lunga e interminabile stagione, iniziata ad agosto, finita a giugno, praticamente 10 mesi di calcio ininterrotto che avete potuto avere l'occasione di vivere qui su Antenna Sud, su 85, sul 13, sul 90, su tutte le reti e gruppo editoriale distante, dove avete visto sempre il calcio del nostro territorio. Ultimo atto, si giocherà a Francavilla, Matino, Trinitapoli, la grande sfida tra le due squadre che hanno conquistato l'accesso alla finale dei playoff. Quindi sabato si tifa azzurri, poi lo sguardo del calcio pugliese si sposta su questa finalissima che mette in palio un posto in Serie D. Per tutti e due sarebbe un grande approdo, una grande opportunità, ma intanto aspettiamo, andiamo con calma, perché tra poco avremo il presidente della Virtus Matino che ci parlerà di questa partita e come la squadra si sta avvicinando a questo impegno. Però in Serie B qualcosa si sta già muovendo, ovviamente parliamo del Lecce, del presidente Stecchi Damiani, del direttore Patrick Corvino, di mister Baroni. Andiamo un attimo al nostro touch screen e poi abbiamo delle immagini che arrivano direttamente all'aeroporto Papola Casale di Brindisi. Qui allora c'è tutto quello che sta accadendo e intanto eccolo qui. 9:45, sempre puntuali ragazzi, tuttocalciopuglia.com. La giornata di ieri Lecce ha ufficializzato l'arrivo nel Salento di Alexis Blen, centrocampista francese, classe 96, il calciatore proveniente dalla Menis, tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha voluto omaggiare i suoi ex tifosi, senza dimenticare salutare anche i giallorossi. Grazie a tutti gli amanti della Menis, tifosi, giocatori, staff e dirigenza e amministrazione che mi hanno permesso di crescere come giocatore e come uomo negli ultimi 3 anni. Ci lasciamo un attimo, ma non c'è dubbio che un giorno ci rivedremo. Una nuova avventura mi aspetta in Italia e al Lecce. E allora, grazie al supporto di Michele Macchinelli, che nemmeno le cose le dico, subito le fa, praticamente mi legge il pensiero, ecco qui, e Blen con il team manager Claudio Vino, con il suo agente al seguito all'aeroporto Papua Casa. Sentiamo le sue parole. E allora, qui il suo Forza Lecce, chiaramente sono proprio le primissime immagini del centrocampista che andrà a sostituire Panagiotis Taxidis, che non dovrebbe più rientrare. Sono contento di essere qui. Forza Lecce. Eccolo qua. Ecco qua le sue parole. Sono contento di essere qui, di stare a chi. Forza Lecce, ovviamente, d'ufficio. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche presso il centro Biolab di Cutrofiano e poi si godrà un po' il Salento. Si parlava prima sui social del
forte differenza di temperatura, sta arrivato alla Francia, è arrivato, pensava di aver firmato un contratto in Italia, si è ritrovato ovviamente con un clima africano al suo arrivo all'aeroporto Papola Casale di Brindisi questa mattina. E allora, andiamo però subito avanti, rimaniamo nel territorio salentino, però scendiamo di qualche categoria, ma non diminuisce la passione, non diminuisce il calore. Attendo un cenno dalla regia, appena sarà possibile dovremo avere il presidente del Matino che dovrebbe risponderci tra pochissimo al telefono, altrimenti avremo l'opportunità di sentirla tra poco. Sapevamo che era particolarmente impegnata, sono ore caldissime nella piazza di Matino, 11.000 abitanti, 10 km di distanza da Gallipoli, un'altra piazza che ha conosciuto il grande calcio. Sarà derby contro il Casarano, in caso di promozione Matino e Casarano sono confinanti e non c'è rivalità calcistica tra le due piazze, ma sarà sicuramente una partita che vivrà di passione. Poi ci sarà anche la questione campo, però di tutte queste cose ne parliamo adesso con il presidente. Buonasera, ben trovata su Antenna Sud. Buonasera. E allora presidente, una grande opportunità, un appuntamento con la storia, quello che poi i vostri tifosi potranno vedere anche in diretta sulle nostre emittenti. Lo ricordiamo, l'appuntamento domenica 18:30 su Antenna Sud, la possibilità del commento di vedere la partita grazie al commento anche di Giuseppe Andriani e Vito Di Noi, i massimi esperti di questo campionato, non solo per le nostre emittenti ma proprio su tutto il territorio, avrà l'opportunità di commentare questa grande sfida. Dove voi come arrivate? Arriviamo godendoci innanzitutto la settimana, perché in effetti sembra di vivere una settimana da Champions League a livello organizzativo, quindi intanto ce la godiamo. Poi arriviamo sicuramente con una squadra che viene da 5 vittorie consecutive, quindi una squadra in forma sia fisicamente che mentalmente. Proveremo a giocarcela sul campo, il campo darà la migliore risposta. Presidente, settimana da Champions League ha detto, no? Perché c'è l'organizzazione, c'è una piccola trasferta da organizzare, sicuramente starete mettendo nelle migliori condizioni i vostri giocatori. Il caldo di queste ore sicuramente non sta aiutando la squadra, vero? Ci racconta qualche dettaglio perché di questo calcio di giugno che è un po' anomalo. Allora, non abbiamo mai fatto un calcio a giugno, effettivamente anomalo, però ci alleniamo alle 18:30, abbiamo gli irrigatori aperti, viviamo le serate estive al campo e quindi ce lo godiamo da questo punto di vista. Fortunatamente domenica giochiamo alle 18:30, abbiamo per i nostri tifosi una tribuna coperta finalmente dopo due domeniche di caldo atroce a Martina e a Otranto. Quindi ci auguriamo che almeno a livello di gradi, e poi mi sa che venerdì qualche grado scenderà, quindi sicuramente anche la temperatura ci aiuterà. Diciamo, dovrebbe girare leggermente tramontana. Mi trasformo un attimo in Giuliacci. Quindi allora, i tifosi lasceranno i lidi della Costa Ionica con un mare piatto e potranno scegliere di intraprendere il viaggio verso lungo la Vetrana che poi conduce verso Francavilla Fontana, oppure di accomodarsi in TV, oppure chissà perché no, anche direttamente a mare, tra le spiagge della Baia Verde di Gallipoli, e di seguire sul tablet o in TV, o magari qualche lido che si attrezzerà per trasmettere questa partita che sicuramente su Matino è sentitissima. Presidente, una curiosità, il prossimo anno ci sarebbe la sfida eventualmente al Casarano. Addirittura, siamo già arrivati, no. Allora guardi, io concludo quello che lei mi ha detto dicendole una cosa: qualsiasi soluzione sceglieranno i tifosi, gli appassionati, si va tutti in un'unica direzione, a seguire, a incitare e tifare Matino, prima cosa. Seconda cosa, la Serie D potrebbe dire Casarano, ma io auguro a Casarano di essere ripescato e di fare il ripescaggio del Lega Pro, perché voglio dire, è quello che auspico al Casarano, che è una grande società, ben solida. Dire, è già tempo magari anche per loro per pensare altro. Io me lo auguro per loro, quindi non penso al derby assolutamente, ci mancherebbe altro. Non pensa al derby, eventualmente ci sarebbe quello col Nardò che è diciamo appena appena più lontano, ma Dino e Casarano invece confinano e quindi sarebbe veramente una bella realtà per il calcio, per il calcio salentino, ecco. Una curiosità, dica. Su chi si sente su quale giocatore si sente di puntare, di scommettere, su quale aspetto punta lei per conquistare questo traguardo incredibile per una piazza come quella di Matino? Allora, giocatore tutti, no, non dico un nome perché secondo me per noi è sempre prevalso la squadra, il gruppo, però
mi, diciamo così, do un input, la fame del gruppo, hanno una fame, sono, io dico così, siete proprio morti di fame, hanno una fame di vittorie, di risultati che fa paura, questo è quello che c'è. Quindi sicuramente la fame, ecco, la fame del mattino contro il Trinitapoli, si aspettava questo epilogo perché poi, Presidente, c'è stato, è caduto la teoria, cerchiamo di recuperarla con la regia, parlavamo appunto della fame del mattino, c'è stato un'ecatombe perché l'Otranto sembrava una di quelle squadre destinate a fare un sol boccone della fase, diciamo, preliminare. Presidente? Sì, ci sono. Dicevamo, la fame del mattino che l'ha contraddistinta perché ha superato un ostacolo durissimo come quello dell'Otranto, che sembrava la squadra indicata come favorita per il raggiungimento della finale di Francavilla Fontana. Sì. Dall'altra parte stesso cammino anche per il Trinitapoli, che arriva a questa partita un po' a sorpresa. Sì, il Trinitapoli, da quello che mi dicono, perché in realtà essendo in due categorie, due gironi diversi, mi raccontano che addirittura ha usufruito di squadre che si sono ritirate, quindi a sorpresa, e rischiava addirittura di non entrare neanche dei play-off, quindi è stata un'autentica sorpresa. Buono, voglio dire, buono per il Trinitapoli da questo punto di vista. Adesso però si giocherà sul campo e solo il campo potrà dire la squadra più forte qual è in questo momento. Mi auguro che vinca lo Sport, dico solo questo. Si aspetta quanti tifosi che raggiungano Francavilla? Ma io mi auguro che tutti i nostri posti disponibili, 250, siano tutti occupati, me lo auguro. Ok, quindi 250 posti a disposizione, facciamo anche ovviamente un appello ai tifosi, ai due tifosi, c'è l'opportunità di tornare allo stadio, di rivivere l'atmosfera, sicuramente per due piazze come quella anche quella di mattino, lo stadio di Francavilla Fontana è un palcoscenico importante dove si gioca la Serie C, e c'è il campo sintetico che sicuramente in questo periodo potrebbe aiutare, perché giocare sull'erba naturale con questo caldo, soprattutto non giocando da tanto tempo, questa è stata una scelta saggia da parte della federazione, perché ha optato per un campo che non sente, non risente delle temperature, soprattutto non ha avuto il rischio della manutenzione in questo periodo di senza calcio sul terreno di gioco, quindi sicuramente una scelta importante e giusta anche dal punto di vista logistico, perché le due squadre sono più o meno equamente distanti dalla città e gli imperiali. Quindi abbiamo detto tutto, Presidente, c'è una promessa, c'è un pegno in caso di raggiungimento dell'obiettivo che si sente di fare? Ma assolutamente, guardi, noi abbiamo già vinto, per quanto mi riguarda abbiamo già vinto, quindi di conseguenza andiamo a prenderci, diciamo così, le soddisfazioni da questa finale, che possono venire fuori, e come le posso dire, dal bel gioco, così anche dal risultato. Come pegno niente, come pegno mi dico che continuerò a fare calcio fatto bene, in un modo pulito e divertendo le persone che vengono a vederci. Perfetto, e allora l'auspicio è che vinca il calcio, e poi dal canto vostro è che il mattino possa fare una grande partita per portare avanti quella che è la tradizione calcistica del Salento, però dall'altra parte c'è anche una grossa e importante storia, che è quella del territorio barese. Grazie, grazie, in bocca al lupo per la finalissima. E allora, chiudiamo la pagina dedicata a questa grande partita, che sarà l'esclusiva in diretta sul nostro gruppo editoriale domenica, quindi potete scegliere. Sabato vi godete l'Italia e domenica poi Virtus Matino Trinitapoli. Grande calcio, grande atmosfera sicuramente qui a Francavilla Fontana, quindi la trasmetteremo noi. Vi ricordo anche l'appuntamento con le voci Giuseppe Andriani e Vito Di Noi. Torniamo un attimo al nostro touchscreen, poi avremo un altro ospite che ci parlerà della grande avventura del Taranto in queste settimane. Torniamo un attimo al nostro touch, perché torniamo in home, e allora andiamo avanti, perché parliamo proprio di europei, perché c'è una bella soddisfazione per il nostro calcio, quello pugliese. L'ultima partita della fase gironi Euro 2000 contro il Galles sarà di quelle a ricordare per sempre per Gaetano Castrovilli, calciatore di Minervino Murge, ha coronato nel giro nemmeno un lustro un sogno fantastico. Passare dalla B dei campionati giovanili al debutto in nazionale, in un grande torneo internazionale come gli europei di calcio.
Non è tuttavia un episodio isolato. Tra i calciatori pugliesi, i suoi predecessori hanno avuto il piacere di indossare una maglia azzurra in questa competizione. Sono stati Cassano nelle edizioni 2004, 2008, 2012. Pellè, protagonista, suo malgrado, anche nel 2016. Conte in gol contro la Turchia in Euro 2000 e poi Causio in Euro 1980 e poi solo convocato senza scendere in campo Rizzitelli nell'Europeo del 1988. Andiamo avanti con il nostro punto su questo aspetto. Iniziamo a parlare di Taranto. Le prime novità in casa Taranto riguardano due mancate riconferme. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, non dovrebbero far parte della rosa della stagione 2021-22 né il centrocampista Matute né l'attaccante Alfayeme. Entrambi infatti nel corso della mattinata odierna hanno ottenuto le liberatorie da parte del club ionico e sono ora liberi di accasarsi altrove. Già nelle prossime ore, anche per altri calciatori, potrebbe concludersi l'avventura in riva allo Ionio. Diversi invece quelli che potrebbero rimanere e attorno ai quali verrà costruita la squadra che dopo 4 anni tornerà a militare tra i professionisti. La notizia è del nostro Vito Di Noia. Allora chiedo alla regia se abbiamo il collegamento con Pierluigi Valentini, l'uomo del marketing, l'uomo del social del Taranto, e ci può raccontare anche attraverso i numeri di questi giorni qual è stato l'entusiasmo della Piazza Ionica. Pierluigi, buonasera. Buonasera a te Matteo, buonasera a tutti. E allora, una grandissima esperienza, una grande cavalcata quella di Taranto, una piazza incredibile dal punto di vista del calore. Che cosa è successo? Raccontaci anche tu dal punto di vista social, dal punto di vista del tifo, perché purtroppo il termometro era questo. Abbiamo visto e vissuto insieme al nostro Gianni Sebastio, il direttore, quelle che erano le immagini, insieme a Valentina Fanigliulo, insieme a Vito Di Noi, insieme a tutto il nostro gruppo editoriale, il colore e la passione della città di Taranto. Tu ci puoi dire che cosa è successo nel backstage? Quanto è cresciuta la pagina? Che numeri sono stati riscontrati? Guarda Matteo, io quest'anno ho avuto il privilegio di essere il direttore esecutivo del Taranto, un'esperienza straordinaria, e ho avuto il piacere di poter lavorare assieme a un gruppo di lavoro straordinario. Devo dire che per quanto riguarda la crescita delle nostre pagine social, sia su Facebook che su Instagram, un lavoro assolutamente straordinario l'ha fatto la nostra Caterina Cerino assieme a Francesco Caforio, che sono arrivati qualche mese prima di me. Hanno iniziato un lavoro molto molto importante che ci ha portato a essere sia su Instagram che su Facebook nettamente la prima società in termini di followers e di engagement di tutti i nuovi gironi della Serie B. Quindi devo dire che loro sono stati davvero molto molto bravi in questo lavoro. Io li ho guardati dall'esterno, gli ho dato la mano ovviamente, ma i super esperti di questo erano loro. E devo dire che man mano che si è avvicinata la partita di Venosa nelle ultime settimane, siamo cresciuti molto, l'entusiasmo era davvero incredibile, ma non solo sulle nostre pagine social, ma in generale in città. Noi quando siamo tornati da Venosa, lo Iacovone, abbiamo trovato uno spettacolo che probabilmente in alcune piazze di Serie A sarebbe difficile trovare, e a dimostrazione come questa sia una piazza dalle enormi potenzialità, e a dimostrazione di come ci metteremo subito a lavorare affinché nella terza serie nazionale si possa fare dei nostri strumenti social sicuramente un mezzo comunicativo molto importante, ma dobbiamo fare in modo che diventino sempre più anche un mezzo di business e di interazione con tutti i nostri partner commerciali. Questo è importante. In vista proprio della prossima stagione, quali sono le aspettative? Da questo punto di vista si aspetta magari un maggiore sostegno da parte della piazza di Taranto, perché appunto ci sarà una visibilità maggiore, ci sarà un'opportunità di confrontarsi con un campionato importante, e soprattutto andandola a vedere questa Serie C, si discuteva, lo sanno tutti, sono di Lecce, si discuteva a Lecce, manca solo il Lecce sportivamente per fortuna, perché Bari, Taranto, Foggia, Monopoli, Francavilla Fontana e poi altre piazze incredibili come Palermo, come Avellino, come Cosenza, come si vedrà se c'è Pescara, il rinnovato entusiasmo di Campobasso, e mi viene in mente anche il Potenza. Cioè, sono squadre
che veramente hanno po', il Messina, il Catania che sta vivendo un momento particolare perché non sappiamo se riuscirà a iscriversi, cioè, sarà una Serie C che ha un forte profumo di Serie B. Sì, c'è anche il Catanzaro, Catanzaro. Sono molto molto forti, quindi una Serie C assolutamente straordinaria. Ritengo, franca, non credo che il Pescara sarà inserito nel girone C, ritengo un po' sproporzionati francamente i tre gironi, perché sulla carta è quasi un girone ingiocabile, lo definirei, però un girone sicuramente bello che ci riappropria anche del sapore di un calcio vero, con tutto il rispetto per la Serie D, però è chiaro che andare a giocare in questi stadi... Con tutto il rispetto, la favorita, sì. La favorita di Palermo, o il San Nicola, o lo Zaccheria, sono un palcoscenico diverso. Lo Iacovone ce l'avevate sempre, però sono un palcoscenico diverso, certo, rispetto allo Russo del Lavello. Sì, hanno sicuramente un sapore diverso, un fascino diverso, credo che siano anche piazze e stadi in linea con quelle che debbano essere le legittime aspettative di una piazza straordinaria come Taranto, che ricordiamo c'è la seconda città più grande della Puglia, 220.000 abitanti, quasi 600.000 con la provincia, sarà protagonista dei prossimi giochi del Mediterraneo, quindi... Ritengo che siamo passati all'inferno, ci siamo trasferiti al purgatorio, perché per una città come Taranto la C non può essere certamente il paradiso, però quello che dobbiamo fare, dobbiamo essere molto bravi a strutturarci in modo tale che gli obiettivi tecnico-sportivi vadano di pari passo con una organizzazione economica che ci porti a un immediato autosostentamento. Pensare ed immaginare che si possa fare calcio a questi livelli con il mecenato, il magnate di turno, ritengo che sia utopistico e anacronistico. Noi abbiamo le conoscenze, le professionalità e gli strumenti necessari per fare in modo di creare ricavi sia in quelli che sono i canali preferenziali e solidi, che possano essere abbonamenti, incassi, questo lo decideremo poi in base alle reali indicazioni che ci verranno dati dagli organi competenti su quelle che saranno le capienze reali, si parla del 25%, ma mi auguro che sia solo una soluzione tampone, che poi nel giro di un mese, rispetto all'inizio del campionato, si possa andare al 100% della capienza. Anche perché lo Iacovone tutto esaurito non sa dove metterebbe paura a chiunque. Ma noi quest'anno abbiamo pagato più di tutti, che se ne voglia dire, lo scotto di non giocare davanti al nostro pubblico, sia per un aspetto economico, perché io immagino che solo nelle ultime 6-7 partite avremmo tranquillamente fatto 7-8-10.000 paganti, che da un punto di vista ovviamente del calore, perché lo Iacovone diventa un catino infernale poi con l'entusiasmo che c'è adesso. Però come dicevo, noi dobbiamo essere bravi sia a inseguire ovviamente, seguire quelle che sono le strade maestre dei partner commerciali, dell'incasso dell'abbonamento, ma dobbiamo essere anche bravi a valorizzare molto di più di quanto è stato fatto fino adesso il brand Taranto FC, perché è un brand molto importante, lo abbiamo visto appena c'è stata la promozione, come gli organi di informazione nazionali abbiano seguito con grandissima attenzione la promozione del Taranto, come un'icona come Gigi Buffon ci ha dedicato il suo tweet, quindi parliamo di una piazza che ha una pila a livello nazionale molto importante e che noi dobbiamo essere bravi oggi a sviluppare all'interno di un discorso imprenditoriale economico che ci consenta nel giro di 2-3 anni di potersi strutturare in maniera tale da poter ambire poi a obiettivi tecnico-sportivi sempre più ambiziosi. Quindi un progetto a medio termine per pensare a qualcosa di più della Serie C. Questo è il succo del discorso, ma è giusto che sia così, perché una città di 200.000 abitanti ha diritto di pensarlo. Se in Serie A c'è il Sassuolo, se ci pensiamo c'è stato il Chievo Verona, l'ha sfiorata il Cittadella, una città come Taranto e merita l'ambizione di vivere un calcio di alto livello come è accaduto negli ultimi 35-40 anni in piazze come Lecce o Bari. Grazie al direttore Valentini. Grazie a voi, buon proseguimento. E allora, andiamo un attimo al touchscreen, allora, solo pochi minuti, abbiamo 7-8 minuti altri ancora, ma dobbiamo ancora sentire un altro ospite. E allora, andiamo a vedere che cosa accade, perché l'altro ospite sarà di Bari.
nostro collega Domenico Brandonisio parla dell'intervento dell'ex biancorosso Simone Cavalli, che ha parlato della stagione dei Galletti. Penso che come sempre Bari deve partire fra le protagoniste per la storia che ha come tutti gli anni, però è il campo che parla, la Serie C è un campionato difficile, non so quali saranno i giorni, ma come sempre ci sarà una sorpresa, i gironi, però ci sarà una sorpresa che verrà fuori. Questo è il pensiero, ovviamente si collega a quello che abbiamo detto prima con una Serie B veramente diciamo complicata da gestire, perché sarà un torneo veramente complesso. Allora, parliamo ancora di Bari, aspetto un check dalla regia per sapere se abbiamo il nostro Flavio Insalata in collegamento, e che il Bari ha messo gli occhi su Francesco Bombaggi, trequartista del Teramo, club con il quale non rinnoverà il contratto di scadenza il prossimo 30 giugno. Sarebbe un interprete perfetto per il modulo di mister Mignani, il 4-3-1-2, e già in passato era finito nei pensieri la società biancorossa. Ma ci dirà di tutto e di più il nostro Flavio Insalata. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera Matteo, il mercato del Bari al momento è un po' ingessato, anche perché la rosa che avrà a disposizione mister Mignani è attualmente composta da 26-27 calciatori. Il Bari ha prima da sistemare le uscite, poi da cominciare a pensare appunto ai giocatori in entrata. Addirittura dovrebbero essere 8, se non vado errato, i rientri dai prestiti, giocatori anche di tutto rispetto come Terrani, che ha vinto il campionato di Serie C con la maglia del Como, come Corsinelli e Nannini, che hanno fatto bene con le maglie di Novara e Lecco, potrebbero essere degli outsider appunto sulle fasce, come Berra, che ha giocato titolare a Pordenone in Serie B, come Samuele Neglia, che potrebbe fare al caso di Mignani come seconda punta, visto che ha già giocato con lui a Siena, come Amlili, che nel centrocampo a tre potrebbe fare la mezzala. Io ho citato Bombaggi, è proprio il trequartista, è uno dei ruoli in cui il Bari è più scoperto, perché con Vivarini 2 anni fa nello stesso modulo, nel 4-3-1-2, giocava Terrani, ma con fortune alterne, perché Terrani non nasce come trequartista ma nasce come attaccante esterno. Bombaggi è un profilo interessante, uno classe 89, avrà quindi 89-90 se non vado errato, quindi ha 31 o 32 anni, un calciatore che ha fatto male al Bari, nel senso che ha segnato un gran gol nella gara d'andata al San Nicola contro la formazione di Auteri, che ne ha segnati addirittura due nella gara di ritorno a Teramo, in quella gara che ha un po' fatto da spartiacque, purtroppo negativo alla stagione del Bari. Quindi Bombaggi è un profilo che interesserebbe, così come interessa anche Ruben Botta, che però al momento ha un ingaggio elevatissimo anche per quelle che sono le casse del Bari. Botta, che ha fatto benissimo alla San Benedettese e ha appunto richieste in Serie B con ingaggi che vanno dai 100, con un ingaggio che va dai 150.000 euro in su. Bombaggi sono altissimi. Sono altissimi, sì, quegli ingaggi. Bombaggi è svincolato, è un anno più grande di Botta, accetterebbe secondo me un biennale, ma anche un contratto annuale con opzione, quindi potrebbe essere un po' il nome per il mercato del Bari. Questo è quanto si dice in casa Bari, dicevamo un mercato un po' ingessato, mentre mercato che si sta per infiammare soprattutto per quanto riguarda il tecnico a Monopoli. Matteo, se mi permetti, vai. Anche una digressione, mi sposto di qualche chilometro, perché con Raffaele non è stata trovata l'intesa. Il tecnico del Monopoli sarà uno tra Alberto Colombo, ex Virtus Francavilla, e Marco Marchioni, ex Foggia, quindi proverrà appunto alla Puglia con Colombo e Marchioni, che presto potrebbero diventare il nuovo allenatore del Monopoli. Questa è una grande esclusiva che ci stai dando, quindi Colombo Marchioni, due conoscitori del campionato di Serie C, uno con la Virtus Francavilla per una porzione di stagione, l'altro Marchioni, che permettimi di completare, l'arrivo di Zeman ha entusiasmato tanti, però leggevo proprio sui commenti dei post foggiani a questa notizia, sono andato a leggere proprio per curiosità, leggevo tante persone, tanti tifosi che dicevano bene Zeman, ma abbandonare Marchioni non è una grande idea, perché ha fatto bene l'ex centrocampista del Parma e della Juventus a Foggia, e quindi potrebbe essere una ripartenza importante per il Monopoli. Beh certo, è un allenatore che ha un anno di esperienza, sono due profili completamente diversi. Marchioni al primo anno ha fatto bene, Colombo invece ha un'esperienza più lunga. Marchioni sarebbe il tecnico emergente, Colombo sarebbe il tecnico esperto. Marchioni andrebbe alla ricerca di conferme, Colombo invece non ha bisogno di presentazioni. Ecco perché secondo me tra i due, con un progetto giovane, con un
bisogno anche di far fruttare quelli che sono appunto i gioielli del settore giovanile. Ricordiamo Under 17 in semifinale scudetto, credo che il Monopoli sia più indirizzato verso Colombo che verso Marchionne. Perfetto, grazie a Flavio, ovviamente ci aggiorneremo nel corso dell'estate per avere informazioni sia sul Monopoli ma soprattutto sul Bari. Grazie. Ciao Matteo, grazie a te. E allora, abbiamo fatto una panoramica come di consueto, vi ricordiamo l'appuntamento domenica 18:30 qui su questa rete per vedere lo spettacolo, la finale del campionato d'eccellenza Virtus Matino Trinitapoli, e poi ovviamente torniamo noi con il TG durante la settimana, ogni giorno, con sempre servizi aggiornati su tutte le piazze del nostro territorio, e poi il classico appuntamento vi accompagnerà per tutta l'estate, il mercoledì e il giovedì, subito dopo il TG. C'è Oggi aspettando il calciomercato, poi arriverà il calciomercato. Buona serata.